video su Steve Jobs e sul suo ultimo, la sua ultimo intervento in università nel 2005, mi pare, in cui fece un intervento che divenne famoso, che ancora adesso viene visto come, come un punto di riferimento per molti fan. Io mi voglio riferire soprattutto al suo passaggio finale, in cui utilizza la frase siate, siate affamati, siate folli, in cui dice lui stesso che poi non è farina del suo sacco, perché l'ha presa in realtà da una rivista degli anni 70 che per lui è stata ispiratoria. Quello che voglio dire è che molte persone vedono questa, questa frase come qualcosa di importante, di spronante, eccetera. Io la trovo abbastanza errata, sotto vari punti di vista, perché fa leva, secondo me, su due istinti che sono, sono bassi istinti, cioè quello della fame e quello della follia, nel senso di andare contro quella che è un minimo di razionalità. E il più pericoloso però secondo me è quello della fame, perché la fame appunto spinge alla rivoluzione, ad inconsulti, alla violenza, mentre la follia, che può essere comunque magari ripresa anche da, da scrittori più di spessore di rispetto a Jobs, tipo Erasmo da Rotterdam, che fece un elogio della follia, può essere vista come uno sprone a, a vedere le cose in maniera diversa, quindi una follia di un certo tipo ovviamente. Comunque in ogni caso entrambe le cose le trovo abbastanza banali, anche perché veramente si fa leva su degli istinti molto banali, di basso livello. Io più che dire siate affamati, siate folli, direi siate curiosi, perché la curiosità è una caratteristica, è un moto dell'animo umano che è prevalentemente umano ed è quella che ci porta invece a migliorarci, a scoprire nuove cose sia nella scienza che nella cultura che anche nell'economia, che forse è il parente povero di queste due cose, però è anche ovviamente una branca importante del vivere umano. E quindi noto in questa scelta di queste parole da parte di Steve Jobs appunto i suoi limiti culturali, del resto lui non si laureò mai, e anche un pochettino il suo pragmatismo eccessivo a livello economico, cioè guardare per forza il discorso di guadagnare, di correre, di essere affamati, eccetera. Secondo me non c'è bisogno di essere affamati per scoprire, per ricercare, perché il piacere di sapere qualcosa di nuovo viene anche se sei appagato a livello alimentare. Anzi, noi sappiamo che i paesi in cui come dire, le condizioni di vita sono peggiori, quindi appunto si fa addirittura la fame, sono i paesi in cui si cresce di meno a livello culturale, a livello sociale, eccetera. I paesi dove c'è un progresso migliore, la qualità della vita aumenta in maniera esponenziale, sono quelli in cui gli istinti fondamentali sono stati appagati. Ma questo non porta la gente a rilassarsi, a sedersi, a non fare più nulla, o almeno non tutti, perché sono proprio quei paesi lì in cui invece il progresso della scienza e la qualità della vita aumenta ai massimi livelli, ovviamente se ci sono condizioni di un certo tipo. Certo, questo non può avvenire però nei paesi in via di sviluppo, cioè gli Einstein o gli Schubert o qualunque altra grande personalità che ha creato cose che non erano per il momento poi, ma che erano talmente di grande livello che sono rimaste anche per i posteri, Shakespeare eccetera. Lo stesso Dante nasce in un periodo di profonda dinamismo economico, quindi si stava bene nella Toscana del 1300. Le grandi scritture di letterarie o anche scientifiche, Da Vinci mi viene in mente, ma mille altri, possono svilupparsi quando c'è un benessere relativo nella società. Le società in via di sviluppo, le società povere non possono creare, non possono progredire. Quindi io direi non siate affamati, questo è il mio invito, siate curiosi nonostante tutto e cercate di arrivare a gradini superiori di quelli che sono i bisogni umani per poter appunto progredire sempre di più. Grazie per avermi seguito, alla prossima.